a tavola con i rampolli delle migliori famiglie per liberi.tv. L'estate scorsa ho letto un libro, un romanzo molto interessante, scritto molto bene, molto bello anche se la materia di cui si tratta non si presterebbe proprio a termini come la bellezza, ed è il romanzo Standard di Nina Burawi, edito da Gallimard, con il beneficio del dubbio. Questo libro molto interessante, intorno a un uomo standard, precisa proprio addirittura nel nome dell'autore, no? Nel cognome, in italiano, che era, che rien, no? Que rien, che niente, si tradurrebbe in italiano, no? Ma non è così leggibile in francese perché non ha scritto il que rien, come si legge, cioè con la Q, U, E, ma con la KE, per cui che rien, che ci sono vari nomi con la K che vengono anche dall'est, dalla Germania, può anche non essere colto subito come un nome che ha un significato preciso, no? Che niente. Ebbene, sono già accorto altre volte che la psichiatria, a parte rarissimi casi, no, si è sempre occupata piuttosto di casi dove non ci sarebbe quasi nemmeno stato diritto di risposta, non si è quasi mai occupata, diciamo, dei primi, no, delle classi sociali, ma piuttosto degli ultimi. O della classe di mezzo che è quella che nell'ambito della psichiatria si paga le cure, si paga le psicoterapie, si pagano gli psicofarmaci, si paga i farmaci, si pagavano le cure termali oppure pagava lo Stato internamenti manicomiali. E altro fino a elettroshock, a docce fredde e shock di altro tipo persino. Ma è facile, no? È facile parlare di chi non è che può molto ribattere. Alcuni casi così si sono avuti, alcuni casi dico che non vanno proprio in tal senso. C'è stato Freud che si è occupato del presidente americano Wilson. Ma in uno scritto, non è che, cioè, non è che ha dedicato comunque un libro, diciamo, alla cosa, oppure annotazioni intorno, ma questa sarebbe la casta amministrativa, diciamo, e non proprio quella dei primi della classe, sarebbe la classe degli scriba, la classe dei notabili, eccetera, ed è il caso del presidente Schreber. Era un presidente della Corte d'Appello, però siamo nell'ambito diciamo, dei funzionari di Stato. Sì, non solo quindi la psicanalisi, la psichiatria, la psicologia, la sociologia, diciamo che sono pochi, no, che si dedicano a coloro che in un certo momento della società sono stati i primi. Sì, nel momento che lo si è edificato come mito diabolico, Hitler ha avuto fior fior di patografie, ricordiamo in particolare quella di Erich Fromm, che 30-40 anni fa era elettissimo, no? Nel momento post-sessantottino in cui si leggeva molta saggistica. Però si scrive appunto quando è morto. Pochi coloro che hanno scritto di Hitler come scriverebbero adesso quando era vivo. E
c'è molta attenzione a occuparsi di questi casi. Alcuni sono ancora sacri, e anche tra coloro che hanno primeggiato in cultura, è il caso per esempio di Gramsci, per esempio, no? Non mi pare che nessuno abbia affrontato la questione di come si sia svolta la vicenda con la moglie, toccata diciamo dalla psichiatria. E questo è stato anche il caso, anche lì non ho letto nulla interessante sinora, di Luigi Pirandello, no? Che dissipa la dote nella moglie, e la moglie, non solo per quello, verrà curata in ospedali psichiatrici, eccetera, eccetera, e comunque diciamo in breve che non ci pare che Pirandello abbia dato una mano, in questo caso, alla moglie, e pur capendo la pazzia di Fumatia Pascale. Eppure è a disposizione di molti artisti, no? Però l'onda, sarebbe stato il caso, per esempio, di Giuseppe Puntisa, grandissimo scrittore, scomparso nel 2003. Anche lui addirittura ha scritto Vite di uomini non illustri, no? E questo movimento evidente già con Vittor Hugo, con I Miserabili, no? L'interesse non più intorno a, come nella Grecia, alle vicende dei re, eccetera, ma alle vicende del popolo, non più alle vicende principesche, ma alle vicende del popolo. E qui è il caso di annotare che i greci rischiavano di più, molto di più. Non sappiamo se sia contemporaneo Euripide di Medea o le vicende della principessa Medea sia precedente, ma in ogni caso, scrivendo nella sua Medea di due figli, no? Sono due figli che vengono uccisi dalla madre, e risulta, troviamo questo per esempio nei interessantissimi, benissimi, eccellentissimi libri di Robert Graves sui miti greci, troviamo che Medea nella storia ha avuto 14 figli, e se Euripide per la sua necessità artistica decide che la Medea attorno a cui scrive ha due figli, ciò non toglie che ce ne sarebbero stati altri 12 e avrebbero potuto intervenire e decidere di attaccare questi artisti, eccetera. Oggi questa cosa è fatta in modo evidentissimo. Provatevi voi, no? a scrivere intorno ai rampolli dell'aristocrazia internazionale. E scriviamo noi oggi un libro non più scritto dall'ex compagna di Hollande, e scriviamo noi il romanzo di questa vicenda, noi che non conosciamo nemmeno l'archivio, prendiamo, estrapoliamo, reinventiamo, ma lasciamo i nomi, no? Sarebbe interessantissimo. Eppure che cos'è che frena? Beh, è la paura che i becilli bastonino. Molto semplice, no? Paura di prigione pure di morte. E in effetti coloro che non rispettano le caste sono inquisiti in vari modi. In vari modi.
libro di più di 10 anni fa, scritto intorno a tante vicende. Abbiamo seguito quest'onda, no? Siamo stati timidi o paurosi, è la stessa questione. E la vicenda di Althusser, del filosofo Althusser che ha strangolato la moglie, la reinventiamo lasciando loro il nome, ma appunto stiamo parlando di un morto. Non ha lasciato figli, e tra l'altro non sappiamo chi siano gli eredi degli archivi, eccetera. Ma e per quanto la non diffusione del libro potrebbe essere una garanzia contro le varie accuse, no? di violazione della privacy o chissà, potrebbe essere dato, no? Potrebbero esserci capi di imputazione, di calunnie, accuse, eccetera, minacce, chi lo sa. E però quando noi abbiamo scritto su Edoardo Agnelli, sì, ci siamo cautelati di inventare un nome cinese, abbiamo reinventato tutto in Cina questa vicenda, perché la macchina mediatica in mano alle caste è in condizione di stritolare oggi come 500 anni fa con l'Inquisizione e coloro che non sono conformi al pensiero comune. E non è successo solo nel 600 il rogo di Giordano Bruno, non è successo solo l'auto da fede dei libri di Freud nel 1933 con l'avvento del nazismo, diciamo che il mercato psicofarmacologico è di cancellazione del disagio intellettuale. Quindi scrivere romanzi o saggi su alcuni rampolli, perché no? Perché no? Ci sono alcuni che vanno, no, alla ricerca della cosa che fa parlare, però poi diciamo che accettano alcune prerogative della convenzione, del mercato, eccetera. Ci pare che il successo di Saviano sia un successo di questo, no? È una qualcuno che osa ma che ha gli omaggi dell'epoca, allora che usare è? Chi non ha tenuto conto dell'epoca e chi ha usato, chi ha lasciato le questioni aperte, se andiamo a leggere le loro vite, sono problematiche, no? Chi ha inventato, no? Noi abbiamo frequentato alcuni matematici, Cantor, Gödel, Nash, Grothendieck, ma anche gli stessi inventori della psicanalisi, no? Freud era considerato un ciarlatano, Lacan avrebbero cercato di farlo fuori, come hanno fatto con Al Capone, no? Con la mafia, non riuscendo a colpirlo, ma solo per il non rispetto di alcune convenzioni nell'ambito delle caste al potere, no? Perché
perché non si può veramente, no? Il ciarlatano non può veramente mettersi in concorrenza per il monopolio di quello che l'altro presume che non sia fatto da ciarlatano, no? Come se la maggior parte dei psichiatri non fossero di ciarlatani. Oscar Panizza, psichiatra, che prende in giro i psichiatri, è finito all'ospedale psichiatrico, no? Ecco, questo c'è, sì, Armando Verdiglione è stato inquisito a livello fiscale, senza, lo si può leggere dagli atti del processo, senza nessuna analisi fiscale. Il postulato inseguito è un altro, è sufficiente quello, e quello arriva all'esecuzione, sino all'esecuzione della pena, no? Il postulato delle streghe portava a ucciderle, non c'era analisi della strega tale che in quanto veramente strega meritava di essere bruciata. Si sono bruciate donne col pretesto della stregoneria. La questione era bruciare le donne, e anche adesso è questione di bruciare le donne. E come è considerato il femminismo è in tal senso il contributo delle donne in vari settori della società è condotto con i roghi bianchi, ne discutono alcune donne tra di loro anche, no? Quando a una donna, appunto, che rispetta una convenzione, per esempio, si accontenta, un intellettuale che si accontenta di fare il suo libretto e di suoi alunni, di suoi allievi all'università, è sedata e non dirà cose che all'interno della questione chiusa, che è quella della teologia politica, alias del primato del fallo, alias della teocrazia, no? Di questo stiamo parlando, per rispetto della teologia politica, per rispetto della teocrazia, per rispetto dell'ipotesi che chi sta sopra è più vicino al cielo, più vicino a Dio, no? El, al, sono termini che qualificavano il cielo nella ciò che sta in alto, l'altissimo, no? È stato anche tradotto, ebbene questa ipotesi non c'è. Il garante superiore è un'immaginazione e una credenza umana, umanissima, e non c'è. Non c'è, ed è una chance, mentre invece la rincorsa sociale è alla creazione, no? Da Babbo Natale al teomonismo, questioni che non hanno nulla a che vedere con il quasi impronunciabile, quasi illegibile, quasi innominabile, che con blasfemia chiamiamo Dio, no? Il Dio del monoteismo non è Dio, perché è Dio, termine greco, Theos, non è il Dio del monoteismo, è un Dio tra gli dei, è un Dio del politeismo estratto, mentre è per astrazione e non per estrazione che si può parlare che rimane indicibile la questione che già blasfemia, appunto, ho chiamata teologica. Quindi scrivere sui rampolli, beh, insomma, chi ha questo interesse può anche non tirarsi più indietro, grazie.